faccialo aspettare. Dobbiamo portare il libro in galera. Domani sera c'è lo spettacolo qua. Vendi là. Ciao! Ciao! Anna Caramella! No, mi spiace, buonasera. Quando abbiamo fatto questo lavoro, oltre al lavoro che abbiamo fatto con i cittadini, abbiamo anche fatto una serie di sopralluoghi all'interno dell'ex manicomio che servono un po' per conoscere anche, insomma, per percepire l'atmosfera del luogo e un po' anche per trovare materiali. Abbiamo trovato oggetti, una panchina, un lavandino, una camicia, insomma, che abbiamo conservato e abbiamo poi utilizzato all'interno dello spettacolo. Lo spettacolo nasce dalle interviste che noi chiamiamo storie, in realtà dei pazienti, degli infermieri e dei medici e anche di semplici cittadini. Queste storie noi le abbiamo studiate, abbiamo ricavato un centinaio di azioni che venivano descritte all'interno di queste storie, abbiamo ricavato tutti i suoni, tutti i rumori particolari, abbiamo ricavato i colori dello spettacolo sono questo verde, turchese e anche un giallo, un giallino che è il colore di tutti i manicomi, abbiamo ricavato insomma tutto quello che serviva nella costruzione e anche i testi che sono stati poi montati dalla drammaturga che è Loredana Troschel, sempre rispettando tutto quello che ci è stato raccontato. Ho cercato di lavorare sulla semplice azione, sull'esecuzione dell'azione. Cosa mi dice l'azione da sola? Avevo 9 attori e avevo un grande pittore vissuto a Mombello, che è Gino Sandri, che ha ritratto, lui è stato ricoverato nel manicomio per moltissimi anni, quasi tutta la sua vita, tutti i pazienti. Ognuno di loro ha scelto un personaggio. Su questi volti loro hanno costruito delle maschere facciali. A questi volti io ho aggiunto le azioni che abbiamo sezionato. A queste azioni abbiamo aggiunto i suoni. A questo abbiamo aggiunto gli oggetti. A questo abbiamo aggiunto i colori. Tutto cercando di creare una composizione che restituisse quello che ci era stato raccontato. Chiaro che bisogna avere la capacità di leggere all'interno di questo lavoro. Thank you.